ragazzi, bentornati agli unboxing della Vale. In mano ho 21 giochi minuti di Matteo Boca e i ragazzi della Postscriptum, pubblicato dalla Gayton Games. Gli autori promettono 21 giochi diversi basati sulle meccaniche più famose, in grado di soddisfare la maggior parte dei giocatori. Avranno mantenuto la promessa? Andiamo subito a vedere! Eccoci qui con 21 giochi minuti. Pronti a vedere il contenuto? Allora, apriamo subito la scatola, togliamo il cellophane, guardiamo subito le icone dei giochi. Da 1 a infinito il numero di giocatori, 6 anni in su e l'età, 15-45 minuti di gioco, a seconda del gioco immagino, infatti la durata e il numero dei giocatori cambiano a seconda del gioco. Quindi abbiamo 21 giochi minuti, una biblioteca ludica portatile, una raccolta ideata per esplorare tutte le tipologie di giochi moderni. 21 esperienze di gioco complete in un'unica scatola. Ah, che carino! Non so che giochi portare e allora portali tutti. Veloci da imparare a intavolare, 21 giochi tutti diversi e tutte le carte sono fronte e retro. Ok, quindi questa è la nostra scatola. Apriamo. Ecco qua, allora troviamo segnalini, dadi, tutto il materiale che ci serve per tutti e 21 i giochi. Quindi abbiamo dei dischetti, dei tondini bianchi e neri, eccoli qua. Poi abbiamo un dadone grigio, un D6, vediamo, sì, è un normale D6, ok. E poi cubetti. Cubetti nei colori rosso, giallo, verde, blu, bianco, nero. Ok, quindi questi sono, qui c'è un altro tondino che scappa, eccolo qua. Quindi questi sono i nostri materiali di legno. Abbiamo poi le carte che fungeranno da tabellone dei vari giochi, immagino. Quindi liberiamole da l'elastico, ok. Eccole qua. Non voglio rovinare l'ordine perché magari sono in un ordine preciso, non lo so, però vediamo un pochino la grafica. Questi sono i vari giochi. Guardate che belli. Tutte diverse, tutte fronte e retro. Qui abbiamo un gattone gigante. Percorsi. Scambio merci. Foresta, non so se dovremo usarle singolarmente oppure se dovremo combinarle sul tavolo in un unico tabellone, non lo so, non ho ancora aperto, non ho ancora letto. Intanto mi godo i materiali. Ecco qua, abbiamo ancora le nostre carte, percorsi. Che carini questi pomini, meravigliosi. Ok, proseguiamo, qui c'è un intero paese che lavora, cubetti, conchiglie, ancora la nostra foresta, un altro giochino, foresta, mamma, questo è molto ricco. Sistemi di punteggio, okay. Ancora pezzi di foresta, una spada, interessante, si fanno sempre più interessanti questi mini tabelloni, un altro, e di lato c'è il numero e il numero di giocatori, quindi il numero della carta o del gioco immagino e il numero di giocatori, questo per due giocatori. È un orticello questo, che bello. Anche dietro c'è un orticello, un pesce palla nella rete. Ecco qua, qui c'è un polpo nella rete. Questo mi sa molto tipo Stone Age, la sacra roccia con gli idoli. Qui delle scale, simbolini, dadi e di nuovo il nostro Stone Age.
Eccolo qua. Ok, quindi queste erano tutte le carte. Poi abbiamo... che cosa? Un adesivo. Ah, ok. I forzuti hanno sabotato la carta 19, ecco un adesivo con cui potete rimediare. Ok, quindi c'è stato un errore di stampa sulla carta 19, quindi metteremo questo adesivo per sistemare. Ok, perfetto. Poi abbiamo un sacchettino nero di stoffa dove poter mettere, immagino, tutti i materiali di legno. Ok. E infine la cosa più importante, ah ok, qui c'è la base della scatola, è un segnapunti, un tracciato segnapunti. La cosa più importante, eccola qui, il regolamento, che naturalmente è bello corposo, sono ben 47 pagine, giusto per illustrare ogni singolo gioco dei 21 che fanno parte di questa collezione. Apriamone uno a caso, per esempio. Per aiutarvi a scegliere, ok, quindi c'è il livello di difficoltà, l'approccio, quindi se, ah ok, se è un gioco leggero o un gioco più pesante, mettiamola così, il numero del gioco a cui si riferisce, l'indicazione del numero dei giocatori, perfetto, il segnapunti è quello della scatola, il regolamento, ok, prendiamone uno a caso, non voglio spoilerare troppo, ecco come è fatto, vedete. Il gioco numero 1 è la gara filiale, qui ci sarà il numero 1, sotto il numero di giocatori, quindi da 2 a 6, l'intero regolamento, quindi una paginetta e un quarto. Il secondo gioco, occhio d'aquila, qui abbiamo mezza pagina e qua una pagina intera, quindi vediamo che hanno tutte lunghezze diverse, una pagina e mezza. E dovrebbero andare in ordine di difficoltà, quindi il primo più semplice, via via che si arriva all'ultimo, vediamo un po', sempre più difficile. Ok, quindi questo è il nostro regolamento. Questo è il nostro regolamento con tutte le spiegazioni, bello corposo. Ma immagino che una volta che iniziamo a giocare poi sarà tutto molto più semplice. Ok, e questo è infine, in ultima pagina, l'indice dei giochi. Quindi ci dice per ogni tipologia o meccanica quali sono i giochi corrispondenti. Per esempio, se vogliamo giocare a un gioco con meccanica set collection, possiamo giocare al 9, all'11 e al 14. E qua di lato invece è indicato la difficoltà e il peso del gioco. Perfetto, quindi abbiamo il riassunto dei nostri editori e distributori e questo è quanto. Questi sono i nostri 21 giochi minuti e noi non vediamo l'ora di giocarli tutti. Come sempre, buon gioco e alla prossima!